Buonasera, buonasera, buonasera. Vediamo un attimo che Max Minuto, vediamo che dice. Pronto? Che? Ciao, Minutoli. Allora, qua siamo in attesa di capire com'è la situazione per domani. L'ordinanza che avete predisposto, così io la firmo. Sì, allora abbiamo predisposto un'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici, praticamente già dovrebbero essere chiusi di per sé, però ci sono quelli che sono aperti anche il sabato e quindi di conseguenza abbiamo dovuto proseguire con la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di domani. Abbiamo analizzato i modelli, siamo stati al CCS, io sono al CCS ancora convocato in prefettura, dove la situazione è monitorata minuto per minuto, abbiamo analizzato i modelli che guardano l'evoluzione di questo ciclone subtropicale che ormai ha preso questa piega verso la zona ionica e, come abbiamo visto, ha colpito in maniera pesante sia la zona del Catanese, il Siracusano, addirittura fino a Augusta. Abbiamo visto gli allagamenti che si sono registrati. I venti continuano nella stessa direzione, quindi tutto sommato la situazione è invariata a livello di rischio e pericolosità per la città di Messina, se non quella di un possibile ingrossamento delle onde del mare al lato ionico. Infatti domani il bollettino prevede questa allerta di colore rosso soltanto per la zona ionica, però dall'esame dei modelli l'unica preoccupazione è questa. A livello di temporali non abbiamo sicuramente una situazione da allerta rossa e quindi di conseguenza abbiamo optato per non fare un'ordinanza più stringente e quindi comunque sia, in qualsiasi momento noi, se dovessero peggiorare le condizioni del tempo, interverremo tempestivamente con tutti gli avvisi del caso e le ordinanze di rito. Vabbè, dai, noi domani tanto riprendiamo il nostro tour dei villaggi e dei quartieri, siamo nella zona nord, mi pare, Noi partiamo siamo da nella zona nord, la Portorace. maggior parte è zona nord, siamo in zona di colore arancione, non nella zona rossa, di conseguenza siamo comunque sempre sul pezzo, attenti alle evoluzioni del tempo, quindi siamo attenti a quelle che sono le situazioni in tempo reale, diciamo. Iniziamo noi alle 7 da Porcuraci domani, com'è Domani gli mattina alle 7 del appuntamenti? mattino, un attimo che ti Ah, beh, qua confermo. ce l'ho qua. Allora, noi domani come tour dei villaggi iniziamo da Curcuraci alle 7, poi faremo Alle 7 Faro Curcuraci, poi Superiore, Faro di Superiore, conseguenza poi Sperone, Sperona, Annunziata, San Annunziata, San Michele, Michele, sì, Tremonte, via Le Giostra, Giostra, via Palermo via e Mercato Palermo. Monicello, Mercato Muricello, Grotte, San Ligandro, Piazza Sant'Evo, Castronova alle 16, Casa Pia 16:45, Piazza San Piazza San Vincenzo. Vicenzo alle 7:30, Poi chiudiamo al Torrente Trapani, Torrente dove incontriamo il Trapani, comitato. 18:15, 18:15, 18:30, 18, sì. 18:35. Oh, va bene, noi comunque la pubblicheremo in ogni caso, ora stiamo per pubblicare sulla pagina il programma di domani. Oggi abbiamo evitato. In modo tale che ci fosse, diciamo, una tranquillità maggiore. Quindi per il resto la situazione è abbastanza, diciamo, sotto controllo. Sotto controllo, sì. Va bene, allora Max, prepariamo allora Va bene. l'ordinanza così la pubblichiamo e poi domani facciamo l'altro punto della situazione. Noi ovviamente diamo l'appunto. Ok, Max, io ti saluto. Comunque abbiamo sempre il COC aperto, quindi Sì, siamo vabbè, in questo contatto qua CCS, lo quindi è sanno. Ma tu tutta hai la branda CCS. Coke per ora? Sì, non l'ho toccata da ieri, quindi ancora, anche se ci fosse stata, è rimasta bella composta. Va bene, ne Va approfitto bene. stasera se Dio vuole. Max, Un mi abbraccio. raccomando, siate puntuali domani mattina alle 7 a Curcuraci, Va eh? bene, Gli hanno io già mi preparato, sono non gli è, altri. gli hanno preparato il caffè, Gianni. Quindi, Va bene, va bene? grazie, una Ok. buonanotte. Ciao, ciao, ciao Ciao, Max, ciao, ciao. ciao, ciao. Va bene, allora, la situazione intanto è sotto controllo e questo è importante. Riprendiamo noi anche il nostro tour dei villaggi e dei quartieri. Per quanto riguarda la giornata di oggi, mi dispiace veramente che abbiamo dovuto comunque rinviare,
tenendo conto che c'erano delle tappe che erano state organizzate, mi pare alle Masse, c'era Salice, c'era Castanea. Ecco, queste probabilmente le faremo sabato prossimo. Ora stiamo vedendo di recuperare questa la giornata di oggi. Vediamo ora come riusciamo a incastrare le cose, ma probabilmente vedremo di farlo sabato prossimo. Mi dispiace per chi già aveva anche organizzato delle simpatiche iniziative, avremo modo di recuperare. Va bene, e allora buonanotte a tutti e ci vediamo domani per il nostro tour. Io sto per pubblicare il programma di tutte le tappe che faremo domani. Buonasera a tutti e buonanotte.